questa è la scena in cui lei mostra all'amante il salvacondotto. La Tosca di Giacomo Puccini, che io sto facendo, è un libro lirico. Questo è il geniale di Andrea, secondo me. Come ti viene? Si fa la Tosca zoologica. Fantastico, perché poi comunque trasformi una cosa come la Tosca che dici che me devo comprare un libro sulla Tosca. Ho dovuto riproporre la Basilica di Sant'Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant'Angelo. Da dove nasce la Tosca? La Tosca nasce dal fatto che il padre è un amante della lirica, però poi lui la prende, la Tosca, e la fa diventare zoologica, cioè, ma ogni personaggio è diventato un animale. Tosca, la cantante, che è un leopardo, Mario Cavaradossi, l'amante, che è un leone. Abbiamo il barone Scarpia, che è un babbuino, Spoletta, Sciarrone e i poliziotti della polizia papalina, che sono scimpanzé. E il messaggero che annuncia che la battaglia dei Marengo è stata vinta da Napoleone è un grillo. Poi abbiamo Cesare Angelotti, che è un elefante, e un giovane pastore che è un bue, che canta il romanesco, anche se non si vede. Dici, wow, guarda che figo, la Tosca con gli animali disegnata in questa maniera, con questo carattere così comico, così sintetico, veloce da vedere, con questi pochi testi, è un sacco comunicativo, anche molto editoriale comunque, perché è quel fatto di comunicazione popolare, no? Vedi, lui ce l'ha proprio così, gli viene naturale. Mentre c'è gente che le studia queste cose. Per vendere un prodotto, che cosa possiamo fare? Prendiamo la Tosca, siccome piace, e mettiamola in questa salsa. Il direttore d'orchestra, Giacomo Puccini, è un pinguino che ha una parrucca o alla Mozart o alla George Frederick Handel, un po' stile 700. Porta gli occhiali e impugna la bacchetta così. Fa così le mosse per dirigere gli strumenti inanimati. E lui la conosce benissimo, la Tosca, conosce tutti i passaggi, tutti i movimenti, tutti i luoghi. Vederlo lavorare sulla Tosca fa incredibile. Prende e incomincia a disegnare, non cancella. Cioè, è impressionante. Poi ogni tanto dice, fra questa e questa scena ci mettiamo anche lo sguardo di lui che la vede cadere, no? Quando cade da Castel Sant'Angelo, la protagonista. Allora lui vuole vedere la soggettiva di lui che si affaccia, che guarda lei che cade. È impressionante, è veramente impressionante. Beh, con Roberto De Cese, un mio ex professore di italiano del primo anno di liceo, ci siamo detti che è stata una buona idea per come scrivere la Tosca insieme, come narrare la trama. Un po' come il libro di favole di Andrea Pazienza. A cosa serve un Perepè, il leone Pancrazio e Sansario? Fammi capire, a voi servirebbe uno scritto quindi che Quello di quello che ha appena raccontato, ti servirebbe tradurre con un linguaggio chiaro, didascalico, Esatto, quello che mi hai appena perfetto. No, raccontato. mi sembra molto semplice come lavoro da fare. In un'altra scena, il gufo sagrestano sta facendo cantare ai bambini il Te Deum di ringraziamento, ma in quel momento il gufo sagrestano si volta e vede apparire il barone Scarpia, il babbuino, il capitano della polizia papalina e i suoi scagnozzi, gli scimmazzè poliziotti. Quella sera stessa, siamo a Palazzo Farnese. In questa scena, Scarpia pregusta la cena, quando Spoletta, Sciarrone e altri sbirri gli conducono Cavaradossi in catene, che si rifiuta di rivelare il nascondiglio di Cesare Angelotti. Però Tosca, in quello stesso momento, prende un coltello dal tavolo e quando lui grida "Tosca, finalmente mia!", lei estrae il coltello e colpisce il capitano della polizia papalina in pieno petto, dritto al torace. E lei grida, chiede per 2 volte se il sangue lo soffoca, e lui grida "Soccorso e aiuto, che sta per morire!". In quel momento lei gli dice di morire e lui grida "Maledetta!". In quel momento, quando Scarpia muore, Tosca mette sul corpo di Scarpia un crocifisso e tra il suo corpo 2 candelabri e getta a terra il coltello mentre lei prende il salvacondotto. Tosca rimane sconvolta per l'uccisione dell'amante
e subito dopo viene inseguita dagli sbirri, dai poliziotti che hanno trovato il cadavere di Scarpia e stanno per ucciderla. E lei grida che Scarpia è avanti a Dio e, detto questo, si butta a Castel Sant'Angelo senza lasciare traccia. Stupendo, stupendo, veramente. Questo l'hai fatto veramente in due mesi adesso, da dicembre, perché avevo visto i disegni in bianco e nero, no Andrea? Sì. Senti, una curiosità però, per quale motivo hai scelto questi animali? Il leone per il pittore, il leopardo per Tosca, perché? Beh, come ti è venuta questa idea? Quindi da lì è scattata l'idea di interpretare la Tosca attraverso questi personaggi che sono degli animali? Esattamente. Yeah, yeah.